9 insieme, giovedì 3 maggio, per parlare anche di grandi campioni, di bellissime corse, di bei paesaggi, di corse che verranno. Parleremo dell'Eco Marathon Bagnaripoli, parleremo di quello che accadrà a Calenzano nelle prossime settimane. E poi abbiamo preparato tante interviste, anche simpatiche tra l'altro, ma dove sentiremo anche grandi campioni. Stefania, buonasera. Buonasera, dicevi bene tu, giovedì 3 maggio e appunto voglio subito farti gli auguri, Stefano, di buon compleanno, che è il tuo compleanno. Grazie, grazie, molto gentile. E voglio ricordare che siamo in diretta Facebook e quindi cogliete l'occasione per guardare la diretta Facebook e fare gli auguri anche a Stefano, soprannominato The Voice. Ma te guarda, cioè il moro è già scatenato, mi ha già detto che si scatena. Noi cercheremo di leggere quelli naturalmente che potremo leggere, i messaggi, non tutti. E Che allora, sono Stefania. tanti, sì. Partiamo subito con un'intervista molto interessante a Giorgio Calcaterra, che sarà sabato alla 6 ore di Foiano della Chiana, Ah, e poi l'ho in buttata vista via, della 100 anch'io. chilometri del Passatore ci ha raccontato un sacco di cose. Vediamo subito, ci parla della prima della Maratona di Roma, del Passatore, e poi anche ricordiamolo che sarà presente ad Abbadia San Salvatore con noi il prossimo 19-25 agosto, nella 5 giorni che faremo con Runners e Benessere. Vediamo l'intervista. Siamo qui con Giorgio Calcaterra all'Expo della Maratona di Roma. E come ti senti per domani? Beh, sono sicuramente molto emozionato perché quest'anno partirò per ultimo. È una cosa che non mi è mai capitata e sarà divertente cercare di raggiungere tutti quanti, ovviamente non tutti, però di raggiungere più persone possibili, proprio per salutare più persone possibili. E infatti è nata questa specie di gioco proprio per questo motivo, perché a volte partendo avanti non vedi quasi nessuno e invece voglio godermi i 14.000 partenti più possibile. Ok, quindi vuoi fare un saluto prima di domani a tutti i runner che ti stanno guardando? Assolutamente sì, a tutti i runner che corrono in generale, che ci vedano quando ci vedano. Mi raccomando, correte sempre divertendovi, perché la corsa deve essere sempre un piacere. E se si corre, se ci si diverte, si fatica anche di meno, quindi vale la pena affrontare tutto quanto con il sorriso. E quest'estate sarai con noi ad Abbadia San Salvatore, come l'anno scorso? Assolutamente sì, è uno splendido posto dove ci sono tanti amici, soprattutto è un posto che consiglio a tanti, soprattutto a chi vuole allenarsi, perché c'è la pista, perché ci sono tanti percorsi, non fa il caldo che fa magari in pianura, quindi è veramente un ottimo posto dove ritorno molto molto volentieri. Ringraziamo Giorgio Calcaterra e ciao a tutti. Ciao. E noi anche noi ringraziamo Giorgio Calcaterra, che vedremo presto, oltre che alle 6 ore del Donatore a Foiano, lo vedremo sicuramente alla partenza della 100 km del Passatore il prossimo 26 di maggio, fine maggio, come tradizione vuole, insieme anche a tanti di voi. Lui probabilmente cercherà di conquistare la 13ª vittoria in questa 100 km, mentre tanti di voi saranno presenti proprio per portarla fino a fine, quindi che Dio ce la mandi buona in questo caso, anche perché avremo Stefania, avremo sicuramente Fabio Fiaschi in partenza a dare manforte agli atleti, e Daniele Melarini insieme a Danny Frisoni saranno invece gli speaker dell'arrivo proprio a Faenza. E ricordiamo che tutte le informazioni per il raduno di Abbadia San Salvatore le potete trovare nel prossimo numero di giugno-luglio della rivista Runners e Benessere, in cui ci saranno tutte le novità dell'edizione appunto 2018 dal 19 al 25 agosto prossimi. E adesso un bello spunto per andare a fare un trail in un posto bellissimo. Stiamo parlando dell'Isola del Giglio. Vediamoci questo video. Thank you.
Eccoci di nuovo con Stefania che ci racconta un po' quello che abbiamo visto, ci riassume quello che avete visto nel video del trail dell'Isola del Giglio. Sì, trail dell'Isola del Giglio, domenica 20 maggio prossimo appunto, trail lungo di 26,4 km con un dislivello di più 1350 metri e un trail corto di 10,6 km con un dislivello di più 550 metri. Sarà una due giorni, anzi una tre giorni di appuntamenti ed eventi all'Isola del Giglio, tante cose anche per famiglie, aperitivi, cene, pasta party, da non mancare veramente, una tre giorni veramente veramente bella. E a proposito di gare veramente veramente belle, ci spostiamo invece con i nostri ospiti in studio per parlare di Eco Marathon Bagno a Ripoli, questa manifestazione che si è svolta sul territorio fiorentino, Eco Marathon. La parola lo dice da sola, vero Stefania? Sì, verissimo, tra l'altro era una giornata meravigliosa, come vediamo le immagini, molto calda, estiva, diciamo pure, domenica 22 aprile, qui con noi Maria Grazia Nardini, presidente del gruppo podistico Fratellanza Popolare di Grassina. Maria Grazia, allora, vediamo già delle bellissime immagini, questo è il sindaco tra l'altro. Questo è il sindaco, infatti. No, noi siamo molto soddisfatti di questa gara perché circa sulle 600 persone hanno partecipato a questa manifestazione provenendo da quasi tutta Italia. Si è avuto la fortuna che è stata una giornata splendida e ecco, ora sta arrivando il primo della 42, ha fatto questo capriolone, questo si chiama Glauco Nedrotti, viene da Salò e ha vinto la 42, era super contento perché erano due anni che era fermo per dei problemi. E quindi è arrivato e ha fatto un capriolone, ecco. E quindi bello, questi sono gli arrivi della 14. Ah, qui è la partenza perché noi non partiamo direttamente da campo sportivo, ma ci facciamo un 100 metri su una pista ciclabile per andare a partire sulla Chiantigiana. Da lì parte tutta la corsa, per cui la camminata ci portava alla Chiantigiana. Questa, ora fanno veloci, ma insomma, quella è il sabato, perché il sabato noi facciamo la camminata e si va a visitare questa casina delle fate. E poi lì c'è quella ragazza che illustra la storia di questa casina, sì, un posto molto suggestivo. Qui siamo a San Martino, è un bel posto, questa sono io. Queste sono i nostri percorsi e sono molto belli perché attraversano sia vigneti che ulivi. Sì. E poi sempre si corre su un sale e scendi con la vista di Firenze, che è uno spettacolo, con tempo così, con cielo così limpido, è proprio un bello spettacolo. Ecco. Ha corso anche il sindaco, di cose simpatiche di questa manifestazione c'è stato questo che ha fatto questa capriola all'arrivo e poi un altro signore di Prato, che ora non mi ricordo bene il nome, Stefani mi sembra, me l'avevo segnato, sì, Franco Stefani, che ha festeggiato la sua centesima maratona, ha fatto la nostra per festeggiare questa centesima maratona. Beh, un bel modo di festeggiare. Eh sì, si è fatto tutta la maratona, più ha festeggiato. E quindi insomma, è stato un buon risultato, ecco. E io ora colgo l'occasione per ringraziare tutte le associazioni che ci hanno dato mano per svolgere questa manifestazione, tipo la Fratellanza Popolare di Grassina, la Misericordia dell'Antella, la Croce Rossa di Bagno a Ripoli, la VAB, l'Associazione Ciclista di Grassina, il Motocross e poi ti ricordi qualcun altro? Gli Amici della Montagna e Gruppo Trekking, perché questo percorso è segnato dal Gruppo Trekking e è un percorso che attraversa i tre paesini, ecco, del comune Bagno a Ripoli e si chiama il percorso Borghi e Colline e è tutto frecciato dal gruppo Trekking. E gli Amici della Montagna che anche loro ci aiutano per la realizzazione di questo. Certo, ecco. Maria Grazia, la prendo in simpatia, ma dopo due anni di fermo fare una capriola così c'è da stare fermo altri due anni. Senti, Maria Grazia ci ha detto appunto di questo percorso. Giancarlo, tu proprio responsabile, sappiamo che ha avuto un buon riscontro, un buon successo questo percorso. E soprattutto Giancarlo è uno che di Eco Maratone, trail, eccetera, se ne intende. No, il percorso è tutti e tre i percorsi sono percorsi belli perché immersi nella natura del Chianti fiorentino, per cui sono spettacolari.
una grande partecipazione soprattutto sui percorsi più corti, 14 e 28 chilometri. La giornata, l'ha detto Maria Grazia, era una giornata bellissima, calda, il primo caldo che ha provato molto soprattutto i podisti che hanno affrontato i 42 chilometri. Che dire, si è archiviato la seconda edizione della nostra Eco Marathon, molto soddisfatti perché siamo riusciti a bissare il successo della prima edizione e non era una cosa semplice. Quindi a questo punto ci aspetta la prova del 9, della terza. Avete già cominciato a... Stiamo pensando alla data, perché il 21 è Pasqua l'anno prossimo, per cui non potrà essere... Bisognerà vedere di posticiparlo di una settimana, ora vediamo ora un po' come sono i calendari. Anche insomma, con i calendari naturalmente degli enti di promozione sportiva e così via, mi immagino. Certo. Dovrete concordare quelle che sono le date. Cercare di incastrare le cose che non vadano a complicare... Intanto Giancarlo te ne andrai a correre insieme a Calcaterra sabato prossimo insieme a Calcaterra, domani l'altro, chissà quante volte mi passerà avanti in quel chilometro e due. Normalmente quant'è? Un chilometro e due, io la chiamo la corsa del criceto. Effettivamente, devo dire, ci vuole una certa costanza per... Bisogna che piacciano queste cose, a me già fatte, mi piacciono e quindi... Com'è il percorso? È un po' in salita? Un pochino ondulato, ma si corre in paese, per cui il paese di Foiano... Anche piacevole, devo dire. Sì, è piacevole perché musica continuamente, persone d'intorno continuamente... L'importante è non fermarsi. No, anche se uno si ferma basta ripartire poi. Bene, Maria Grazia. Maria Grazia. Allora, io ora ricolgo l'occasione per ringraziare i nostri sponsor, Banco Fiorentino, BCC, La Publiacqua, Ciabatti, Unihop di Firenze, Proraso, Fior di Pane, Ruffino, Dottor Vernier, Il Gioiello e l'azienda San Quirico. Ringrazio tutti questi sponsor e spero che siano con noi per l'edizione del 2019. Così a occhio mi sembrano tutti sponsor della zona. Della tutti, zona, sì. Anche marchi famosi, devo dire, sì, però sì, tutti sì. Della tutti zona. Tutti della zona, sì, sì. Tutti fabbriche, ditte, chi fa il vino, il Vernier che fa profumi, che è proprio lì della zona, profumi chi per ambienti. Chi fa schiuma da barba. E Proraso schiuma da barba. Per i maschietti. Sì. C'è un po' per tutti. Sì, per tutti, sì. Cosa ci preparate poi? Mentre noi vi consegniamo il nostro attestato di partecipazione. Grazie, abbiamo sempre un minutino a disposizione per darvi spazio, avete qualcos'altro da aggiungere. Ora, quando c'è il 19 giugno noi abbiamo la Montizona, un'altra garetta non competitiva che si svolge martedì sera, e sempre sul percorso, attraverso un pezzo del percorso dell'Eco Marasona. È molto bella perché dall'Antella va a Montisoni, che è un vecchio monastero, per ritornare all'Antella. Sono una decina di chilometri, però molto piacevole. Carina, martedì? Quindi, aspetta. Giugno. Ce lo segniamo, così Stefania potremo andare, chi lo sa, io e te. È bellina, molto bellina. A fare una ripresa in diretta correndo, potrebbe essere un'idea. L'ideale. Bene, ringraziamo i nostri amici di Marathon Bagno a Ripoli. E noi dobbiamo dare spazio invece a Firenze Marathon. Sempre Marathon non c'è, Stefania, come lo facciamo? Sì, con la sigla. Eccoci qua, grande successo del meeting multistar dell'ASICS Firenze Marathon Stadium, Stefania, vero? Venerdì e sabato scorsi, nel corso del quale ci sono stati anche 3 record nazionali migliorati e 13 atleti che hanno migliorato i propri primati personali, 6 uomini e 7 donne. Tra gli uomini ricordiamo la vittoria di Martin Rowe,
Roe, sì, Roe, con il record nazionale di Norvegia, mentre tra le donne la prima volta per gli Stati Uniti con la vittoria di Erika Bogard. Vediamo tra l'altro il filmato molto molto bello realizzato da Tommaso Beni per Firenze Marathon.
dopo queste bellissime immagini con questi grandi, grandi atleti, torniamo a Firenze per la Conta alla Rovescia per la Guardia Firenze. Domenica prossima, 6 maggio, partenza e arrivo da Piazza Duomo, 10 km competitiva, 10 km passeggiata e la 3 km. Ricordiamo che domani è l'ultimo giorno per iscriversi, entro domani appunto, sul sito 4 maggio, diciamo anche la data, sul sito www.firenzemarathon.it oppure su Enter Now o presso i punti di iscrizione convenzionati. E le iscrizioni invece in piazza si potranno effettuare solo per la mini run di 3 km, salvo ovviamente esaurimento dei pettorali. E quindi mi raccomando, su tutte le info sulla pagina Facebook di Firenze Marathon e sul sito firenzemarathon.it. E su di me? Lo scorso 24 di marzo, sabato, un evento alla prima edizione veramente, veramente bello, che noi vi vogliamo far vedere in questo spot. Subito una correzione in diretta, che ho detto prima erroneamente, sabato 24 marzo, e quello che si è corso era un'altra manifestazione, questa sarà il 3 giugno. Stefania, tutte le indicazioni naturalmente del Chianti Classico Marathon. Sì, seconda edizione del Chianti Classico Marathon, come dicevi, domenica 3 giugno, ultra trail di 43 km, con partenza alle 8.30, trail di 21 km, partenza alle 9.30 e Nordic Walking di 10 km, sempre partenza alle 9.30. Tante le location che vedrà attraversare la gara, tra cui la cantina Tenore, l'antica abbazia di Badia Passignano, il centro storico di Greve in Chianti e poi ancora il borgo storico di Montefioralle, che abbiamo visto anche in questo bellissimo video, e poi il castello di Verrazzano e il castello di Gabbiano. Insomma, tante, tante, tante veramente belle, bei paesaggi, belle città da vedere, bei paesi. E la partenza è da Mercatale in Val di Pesa in piazza Vittorio Veneto. Ancora un po' di giorni per iscriverci ci sono, e ricordiamo che c'è un bel pacco gara con anche una bottiglia di Chianti Classico, e quindi iscrivetevi. E vi ricordo un'informazione intanto, che non siamo in diretta Facebook, e Facebook questa sera ci ha tradito e quindi non possiamo andare. Qualcuno, salutiamo anche il Moro che era lì a aspettarci, ma non vi possiamo accontentare con i messaggi. Che voleva farti gli auguri in diretta. E vabbè, dai, li farà la prossima volta, quando la pagina collaborerà. E Stefania, adesso andiamo con lo spot. Sì. Audio Jungle. Runners e Benessere, la tua rivista che ti aggiorna ogni mese su quello che succede in Toscana e non solo. Classifiche, le prossime gare e tanti articoli tecnici. Abbonati alla rivista che parla di te o regala un abbonamento a Runners e Benessere. Trascorriamo insieme anche il prossimo anno. Buone corse con Runners e Benessere. Eccoci qua.
Dove siamo? Sì, siamo a Calenzano, 42esimo trofeo podisti di Calenzano. Moreno Baldini, che cosa ci anticipi di questa gara? Niente, vi anticipo che è il 40esimo trofeo podisti Calenzano, che per la seconda volta nella storia di questa gara partiremo dallo stadio comunale. L'abbiamo fatto l'anno scorso e ci è sembrato che fosse un'offerta migliore per i podisti, quindi quest'anno lo riproponiamo dallo stadio comunale della Calenzano, che è in una bella posizione come ritrovo e partenza della gara. Siamo a 300 metri dall'ingresso dell'autostrada di Calenzano Sesto Prato e c'è un ampio parcheggio. Possiamo avere quella logistica che ci mancava negli anni precedenti per l'organizzazione di gare podistiche, che sempre più il podisto richiede, le docce, gli spogliatoi, insomma uno spazio ai coperto, e in questo sito, nello stadio di Calenzano, queste cose le possiamo avere. Ricordiamo, la gara è domenica 13 maggio, la partenza alle ore 9. La partenza è alle ore 9, tutti i tre percorsi, perché la gara saranno 15 km e competitiva, 15 km non competitiva, una ludica motoria di 4,5, percorsi ridotti di 1,5 e 750 metri per le categorie giovanili. Vedremo poi di quanti saranno i partecipanti a queste gare e come potremo poi realizzare, se basterà farle all'interno dello stadio, se no sfrutteremo anche la parte esterna. Massimo Calamini, vicepresidente dell'Atletica Calenzano. Ciao, buonasera. Massimo, buonasera. Vediamo qui da questo video molto molto carino, in soggettiva, il percorso. Anticipaci qualcosa del percorso. Come potete vedere, anche qui siamo su un percorso bello, molto panoramico. Qui stiamo riscendendo dopo aver fatto il Colle di San Donato, nella parte del colle, da dove poi ci si avvierà verso la zona di Sommaia per iniziare a salire verso Monte Morello. Il percorso è abbastanza impegnativo, ha varietà nel tracciato, c'è una prima parte appunto di asfalto, poi si troverà una parte di strada sterrata e niente, comunque devo dire sinceramente è una gara sempre molto apprezzata anche per la panoramica. Ricordo che per il quarto anno consecutivo il nostro trofeo affianca anche il quarto trofeo, appunto, Caffè Neri, che ci dà una grande mano nella realizzazione dei pacchi gara. I partecipanti troveranno al ristoro anche i sali minerali dell'azienda ProAction, che anche loro anche quest'anno ci hanno dato la loro collaborazione. Ringrazio per il primo anno la collaborazione che abbiamo con Mondo Corsa, dei fratelli Migliori, il negozio di Pistoia, che anche loro hanno voluto essere nostri partner in questa edizione. Qui siamo, appunto, ci stiamo salendo verso Monte Morello, come si vede qui dalle immagini. Quest'anno, tra l'altro, abbiamo dovuto fare anche una leggera modifica al percorso, perché qui poco più avanti c'è un tratto di strada che era franato, per cui abbiamo dovuto correggere un attimino, ma senza stravolgerlo neanche più di tanto. Infatti, in sostanza, il percorso è venuto più corto, ma di circa 500 metri, per cui penso che 14.500? Sì. No, perché dopo i podisti, come sempre, Massimo, guardano il GPS. No, quello sicuramente. Infatti, No, ma poi dicono: no, avevano detto che era 15, invece era 14. Infatti, ci ho tenuto a precisarlo per onde evitare. Ecco, praticamente è poco più avanti qui che. Io direi intorno ai 15 km a seconda del vostro GPS. Giusto. Perché poi non tutti, perché poi non ce n'è mai uno che torna uguale, effettivamente. Cosa.
Comunque veramente bella l'idea di far vedere il percorso in soggettiva così. Uno se lo vive già da prima. Sì, tra l'altro per chi vuole anche rivederlo può andare su YouTube e cercare il 41esimo trofeo podisti Calenzano. Qui siamo all'altezza di circa dell'ottavo chilometro, dove si inizia finalmente a riscendere e a poter dare libero sfogo alle gambe e ritornare allo stadio e ritornare poi verso lo stadio, dove si concluderà la gara con gli ultimi 300 metri all'interno della pista di atletica leggera. Come lo definiamo, ma impegnativo Massimo, questo percorso a livello sali-scendi? Sì, direi abbastanza, ce ne sono senz'altro di più dure come gare, però insomma è abbastanza tecnico, abbastanza impegnativo. Ma vado io. Marino, 41esimo trofeo podisti Calenzano, 41 edizioni di questa manifestazione. Sì, 41 edizioni di questa manifestazione che ha avuto il suo percorso, la sua storia. Ha avuto, e che storia immagino. Ho dei cambiamenti anche abbastanza interessanti, perché in passato si partiva dal vecchio circolo dove era stata fondata l'associazione Atletica Calenzano, poi le cose sono cambiate, abbiamo cambiato la sede, ci siamo spostati in centro, quella parte del percorso era diretta verso la zona di Travalle, ma ormai è una storia che non c'è più, si assaliva dal lato della Calvana, poi questioni logistiche abbastanza avverse ci hanno costretto a cambiare. Abbiamo cambiato e abbiamo trovato questa soluzione che secondo noi è una soluzione molto, molto bella. Poi le esigenze nuove ci hanno fatto abbandonare di nuovo la sede della partenza, che era la Casa del Popolo di Calenzano negli ultimi anni, e abbiamo fatto la scelta di fare il ritrovo e la partenza dallo stadio comunale, secondo quello che abbiamo potuto rilevare l'anno scorso, che naturalmente la gente non conoscevano questa novità, ora la conoscono, credo che sarà una cosa molto, molto importante per questa gara. Questa è un po' la storia di questa gara. Marino, c'è stata anche una parentesi, e questa la gara con una staffetta? No, è il trofeo Atletica Calenzano che si svolgerà alla metà di ottobre. A ottobre, quella è la storia della staffetta. La staffetta si correva appunto, questa partiva dal circolo, diciamo, del mulino, per chi conosce Calenzano, mentre la staffetta era la gara che faceva la Casa del Popolo di Calenzano. Poi non è stato più possibile continuare per le solite storie che succede con il passare degli anni, ed è stata trasformata in trofeo Atletica Calenzano con la sede del negozio Nincini Sport nel parco delle Carpognane. E questa la vedremo a ottobre. Questa la vedremo a ottobre. Poi ora il 18 di giugno. Di giugno abbiamo il trofeo della Misericordia, di lunedì mattina, il giorno dopo la mezza, di lunedì alle 20:30. Dopo il giorno, sì, alle 20:30 in notturna, il lunedì dopo la notturna in San Giovanni, e poi a fine giugno un'altra gara podistica importante per noi, in una collaborazione con la Traversa di Mugello, e siccome siamo a fine luglio fa caldo, quindi abbiamo deciso di andare in montagna e si va alla Traversa di Mugello. E si sta benissimo. Tutto qui per quanto riguarda l'attività podistica dell'Atletica Calenzano. Iscrizioni @atleticacalenzano.it per iscriversi entro le ore 20 di sabato 12 maggio. Massimo, e poi? Sì, poi volevo ricordare anche che in questa gara noi abbiamo diviso le categorie degli amatori in due, praticamente viene premiato i nati dal 79 al 2000 e i nati dal 69 al 78. Quindi avete fatto dare i famosi fino a 39, poi 40-49. Perfetto, sì. Per dare un pochino più quella di, che viene dalla categoria senior, 5 fasce maschili e 4 femminili, anche per non far gareggiare insomma cinquantenni con i diciottenni, insomma per differenziare un attimino, e come diceva appunto giustamente, se possibile ricevere le iscrizioni prima è sempre cosa gradita, perché almeno così si snellisce anche tutto le operazioni relative al giorno della gara.
Per cui niente, sul nostro sito si trovano tutte le informazioni. Ringrazio comunque nuovamente chi ci ha dato una mano per questo evento, Oxibarn, Mucchi, Mondo Corsa, Caffè Neri, Pro Action e tutti gli sponsor altri che vediamo poi sul vostro volantino. Sì, certo, che è presente poi sui social, sulla pagina Facebook, c'è un evento Facebook. Benissimo. Massimo, ci dobbiamo fermare, grazie a Massimo, grazie a grazie Marino. A voi. E naturalmente vi aspettano numerosi il prossimo 13 di maggio al trofeo podisti Calenzano, questi 15 chilometri veramente, veramente belli. Quindi questo è il volantino che Stefania ci fa vedere in questo momento. Noi invece andiamo a presentare un altro grande evento che si svolgerà lo stesso giorno. Eh sì. Ma siamo un po' distanti, sì, è un po' un percorso un po' diverso. Più verso il mare. Verso non andiamo il mare in concorrenza. Andiamo a vedere questo filmato. Si parla della Ecomaratona di Bibbona.
Domenica 13 maggio, eco maratona di Bibbona, percorsi di 42 km, 20 km 4 e 10 km circa di Nordic Walking e Fit Walking. Partenza da Marina di Bibbona al campeggio L'Esper, di partenza e arrivo tutto da lì. Tracciato sterrato, misto, e lungo il percorso sono presenti ristori come sempre e tanto 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 a divertimento ovviamente come avete visto dal video. E intanto, vedi, ho in mano la rivista Runners e Benessere, che ormai molti di voi avranno già, perché da venerdì che è in giro, da sabato che è in giro, eccola qua con una foto al femminile in copertina, e poi se sfogliate trovate anche un'intervista un po' particolare. Un'intervista che abbiamo fatto a un personaggio che si chiama Marco Mannucci, mi sembra. Ah, sì, è vero. Nel frattempo lui è andato anche a intervistare. Sì. Questo qui per dirvi che se volete fare qualche intervista come quella che state per vedere e ce la volete inviare alla redazione @runners.it oppure tramite i nostri social, la pagina Facebook, Runners e Benessere e così via, noi cercheremo di mandarla in onda. Cosa andiamo a vedere? Cosa ha combinato Marco Mannucci alla Maratona di Roma? Di Roma, sì. Molto molto divertente, guardatela. Ed eccoci noi tutti quanti qui presenti con i Cini Group a Roma per Toscana TV. Intervistiamo questi splendidi runner a caso e sentiamo per quale motivo sono venuti qui a Roma. Lei, perché si presenta qui a Roma vestito in questa maniera, con questo fisico? Non lo so, mi hanno dato un pettorale, mi hanno detto corri e la fai in 4 ore e quindi cercherò di farla in 4 ore. Marco Bonamico, sentiamo Oriana Cozzolino. Il motivo per cui lei è venuta a Roma? Beh, prima di tutto perché mi diverto con i miei amici a correre, poi perché la corsa mi libera, mi fa arrivare ai traguardi che voglio e mi fa misurare con me stessa. Sentiamo ora l'Antonellina Iori che viene dalla Liguria, il motivo per cui ha iniziato a correre? Perché dovevo buttare giù un po' di chili. E dopo 2 giorni, quando ha trovato la forma perfetta, come mai ha continuato? Perché così posso mangiare di più. Sentiamo Simona Zaffino dal Mugello. Come mai ha scelto la Maratona di Roma? Su consiglio degli amici, dice che è una maratona spettacolare, correre nella storia, per cui ho detto proviamo questa avventura, ovviamente in compagnia degli splendidi amici che ho conosciuto in questi anni di corsa. E ora per ultima un eccezionale pacemaker delle 7 ore, passo di 10 al chilometro, 10:30. Sentiamo cosa... Come si fa a stare 7 ore in una maratona? Sicuramente sarà impegnativa, però è un'emozione unica e soprattutto un onore, perché vuol dire accompagnare tutti, ma proprio tutti all'arrivo, perché tutti hanno diritto e meritano di diventare maratoneti. Quindi a prescindere che si faccia il proprio tempo o per n motivi non si riesca a fare il tempo desiderato, sapete che in fondo ci saremo io e Daniele, che in 7 ore e 30 vi porteremo al traguardo. Divertitevi! Un saluto a tutti da voi da Roma! È divertente questa intervista. Sì, se, davvero, se, se avete qualche intervista fatta da voi a qualche manifestazione dove siete in gruppo, vi ripeto, inviatela alla nostra redazione, contattateci che noi cercheremo di mandarla in onda. O sui social, da qualche parte. Bene, vi diamo noi l'indirizzo, contattateci e noi vi daremo... redazione@runners.it. E allora Stefania... Sì? Cosa dobbiamo? Dobbiamo ritornare a parlare di campioni. Dobbiamo tornare a parlare di campioni con una intervista a Giuseppe Giambrone al Tuscany Camp di Serro Cappilli, Siena, che ci ha parlato di come sta andando l'allenamento, in particolare per i suoi atleti, e di una novità per la presenza di atleti giapponesi presso il camp. Il Giappone. Davvero, che va alla anche grande, il Giappone va. Adesso, sì. Quindi un misto di atleti, keniani e giapponesi. E poi termineremo anche con uno dei campioni di cui Giambrone parlerà. Eh sì. Campo scuola di Siena, campo di atletica con Giuseppe Giambrone, Tuscany Camp in questo caso. Abbiamo visto prima un allenamento molto intenso, un lavoro di forza e poi anche di velocità, di trasformazione. Come state andando? Cosa sta succedendo in questi periodi qua a Siena?
Ma niente, sta andando bene, i ragazzi stanno iniziando ad allenarsi per preparare, diciamo, la pista, chi la pista e chi eventi, diciamo, estivi come i campionati europei di maratona, come Stefano. E niente, il gruppo sta crescendo, anche se ci sono stati un po' di problemini in inverno dovuti a documenti e altro, quindi i ragazzi stanno iniziando ora ad allenarsi seriamente. In questi giorni abbiamo la presenza dei nostri, di nostri amici giapponesi che stanno venendo sempre di più a trovarci, insomma, ad allenarsi qui con noi. E quindi oggi, diciamo, sono contento perché c'era veramente l'esempio dell'integrazione, della fusione di varie Asia, Africa e Italia. Sì, c'era Uganda, Burundi, Italia e Giappone, quindi diciamo quattro nazioni in uno stesso gruppo, quindi fa piacere comunque avere anche questo. Multietnici proprio. Multiraziale, multietnico. Ecco. Senti, due domande. Allora, col Giappone in due parole, che cosa significa questo accordo per voi e cosa sta nascendo? Niente, loro ci hanno, diciamo, contattato per fare questi scambi, diciamo, tra atleti e anche di esperienza soprattutto. Siamo stati invitati lì per un periodo qualche giorno fa, siamo stati in varie università e a confrontarci sull'aspetto dell'allenamento, delle alte prestazioni, sia con i nostri metodi sia con i loro, quindi per capire un attimino anche come poter migliorare, come poter integrare alcune cose che magari noi abbiamo meglio di loro e altre che loro hanno meglio di noi, insomma. Quindi col confronto, secondo me, è la cosa migliore per crescere tutti. Stefano Rosa, mi sembra all'inizio del 2018 nel migliore dei modi, 2:11 di Siviglia, minimo per i campionati europei e soprattutto una buona formazione, una buona forma fisica per lui. Sì, per fortuna questo problema che lui ha si sta cercando di tenerlo sotto controllo e si è trovato almeno per il momento la via giusta con i fisioterapisti, con i medici che lo tengono costantemente monitorato, e si spera che continui in questo modo e quindi con l'aiuto e supporto un po' di tutto il team, sia fisioterapico, sia medico, sia tecnico, stiamo cercando di risolvere il problema, anche se purtroppo bisogna comunque conviverci un pochino con questo suo problema, però fortunatamente al momento va bene, quindi si sta allenando bene, ha trovato di nuovo motivazione, grinta e voglia di fare. E nella maratona, diciamo, siamo stati contenti per il risultato, però purtroppo e ci aspettavamo meglio, sono sincero, quindi bisogna guardare sempre al meglio, però per come è andata la gara, senza lepre, lui ha tirato praticamente, è stato da solo tutta la gara per 42 km, poi con un passaggio molto lento di 66,5 alla mezza, chiudere in 64,58 mi sembra chiuso alla fine, no? Quindi comunque da solo riuscire a fare questi tempi è veramente di buon auspicio, insomma. E allora siamo veramente in chiusura, abbiamo sentito dalle parole di Giambrone come sta andando, ma c'è una persona, sì. Stefania, un atleta che sta andando alla grande, convocato per i prossimi campionati europei. Bene. Secondo a Oderzo ieri l'altro, il 1° di maggio. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Stefano La Rosa, ovviamente. E ci andiamo a vedere anche questa intervista e poi vi daremo i saluti finali. Al campo scuola qui di Siena, chi ti abbiamo incontrato? Il nostro maratoneta Stefano Rosa, eccolo qui con noi. Allora, di ritorno da qualche settimana ormai, diciamo così, di quel di Siviglia, il 2:11, che ha lasciato un po' di amaro in bocca, però poi alla fine è sempre il personale ed è andata abbastanza bene. Un periodo di forma, dicevo prima, con Giuseppe Giambrone per te abbastanza positivo. Sì, come dicevi, dopo la maratona ho recuperato un attimo, mi sono riposato una settimana, poi ho ripreso gli allenamenti a pieno. Sto abbastanza bene, sono anche un po' sorpreso di come ho recuperato la maratona e quindi mi fa ben sperare per il proseguo della stagione. Allora, obiettivo campionati europei, mi immagino, ricordiamo dove sono e quando?
Sì, campionati europei in maratona di Berlino quest'anno è l'obiettivo più importante della stagione. Appunto questa maratona mi dà e mi darà fiducia appunto per preparare gli europei, anche perché sono tornato dopo 2 anni, un po' di problemi, un po' che non avevo corso come volevo. Sono riuscito ad avere buone sensazioni a Siviglia e a fare anche il personale, quindi mi soddisfa molto questo. Personale con una prima parte 1:06 sulla mezza e la seconda parte circa 1:05, quindi una seconda parte più veloce. Qualcuno ha detto ti ha lasciato un po' l'amaro in bocca, però comunque sempre personale. Ti aspettavi qualcosa di più, onestamente? Sì, mi ero preparato bene, sapevo di star bene, quindi il mio obiettivo era di passare quantomeno la prima parte intorno ai 65-30. Così non è stato, perché ho trovato un gruppo che è passato alla mezza in 66, ho dovuto attendere un po' per la prima parte quando io potevo spingere un po' di più. Però con i secondi in mano non si va da nessuna parte, quindi portiamo a casa questo personale e fa ben sperare per il proseguo. Come hai scritto su Facebook qualche giorno dopo, ti rimarrà la voglia nella prossima maratona di fare ancora meglio, più o meno? Ma sì, sicuramente uno si allena e si prepara sempre con l'obiettivo di migliorarsi, e questo sarà sempre il mio obiettivo finché correrò. E ringrazio anche il Tuscany, che mi permette di essere sempre competitivo, e il gruppo sportivo dei Carabinieri, che mi dà veramente un bel supporto. Grazie. Come andrà la vostra preparazione? L'ultima domanda: da qui agli europei, come vi muoverete più o meno con il Tuscany e con Giuseppe Giambroni, tuo allenatore, in linea di massima? Per questo primo periodo staremo di sede al Tuscany, quindi tra San Rocco e Pelli e il campo sportivo di Siena, e poi dopo ci sposteremo un periodo in altura a St. Moritz, però scendendo almeno una ventina di giorni prima dei campionati europei per stare al fresco e non in altura, ecco. Ultima notizia, cara Stefania, sì. Lucca Half Marathon, non ce ne possiamo dimenticare, domenica 6 maggio, domenica prossima, 21.097, la partenza alle ore 9, quindi Lucca Half Marathon torna anche quest'anno e saremo anche lì a riprendere con le nostre telecamere a far vedere quello che accadrà proprio in questa importante manifestazione. E noi ci vediamo giovedì prossimo, sempre 22.30, Toscana TV, 10 maggio prossimo. Buonanotte. Buonanotte. Ovvio. Thank you.